Fai! È acceso il microfono, proprio ti ha tirato su la levetta. Sì, pronto, pronto. Eccoci qua, siamo in collegamento nel circuito di Monza e abbiamo qui ospite questa sera. No, taglia, questa non. A tagliare così, cazzo. Eh no, dai, falla Dopo tornare indietro. nel montaggio rifaccio tutto io. Vai, vai, Rifacciamo da capo. Vai, aspetta. Nella telecronaca il nostro pilota delle nostre rosse, Jean Alesi, che vogliamo chiedergli a proposito di come gli è andata la gara di oggi, se è contento di un secondo posto oppure è rimasto amareggiato del risultato visto la sfortuna che ha avuto negli ultimi giri. Ecco con noi Jean Alesi. Jean Alesi, io cane Jean Alesi. Dai, Piccio, vieni! No, no! Vai, davanti, vai! Ecco, c'è stato un attimino un disguido perché Jean Alesi è rimasto un attimino così, diciamo. Ecco, Jean Alesi con noi. Allora, Jean Alesi, com'è andata oggi la gara? È contento del suo risultato o crede di poter ottenere di più da questa gara? Ma ste cazzo di stronze di rosse non vanno tanto bene. Sono un po', non lo so, c'è stato un piccolo intoppo. Dice che questo risultato al secondo posto, secondo lei, è stato colpa della macchina e non forse un errore suo No, assolutamente. Colpa del pilota Frentzen lì, come cazzo diciamo. Schumacher, Dio Ma cane. no, porco Dio, taglia, Dio cane, che cazzo fai? Frentzen, quello che mi ha tirato una Ah, ah, vai, ecco. Ci stava ricordando il nostro Jean che ha avuto dei problemi col doppiato Frentzen della Tyrrell. Comunque Jean mi sembra sia soddisfatto della sua. Sì, sono Perché soddisfatto perché cambierò squadra l'anno prossimo, comunque. così non Ha avrò alcuni già incaglio, sì. firmato qualche Sì, contratto? 2,5 miliardi di ingaggio 2 all'anno, vabbè, miliardi sì, per la di Benetton. Alla Benetton, Di che cazzo? non lo so. D'ingaggio! Comunque, grazie, salutiamo Jean e ringraziamo gli spettatori per questa intervista qui a Monza. Le due rosse per un attimo. Cosa? Per un attimo ci hanno fatto sognare prime e seconde, purtroppo c'è stato questo problema, la macchina di Berger che si è fermata e subito pochi giri dopo c'è stato anche Alesi che ha avuto problemi evidentemente alla ruota posteriore destra, che deve essere stato i freni che hanno creato questo problema. Ci dispiace perché comunque poteva essere un sogno per i grandi ferraristi che ci sono in tutta Italia. Io non so più cosa dire, resto col cuore amareggiato anch'io per questa gara di Monza e vi ringrazio tutti per l'ascolto e a voi studio. Che cazzo di fare adesso, intervista te? Porco Dio, Demonil, eh? Vai, Demonil, adesso lui Demonil, nuovo No, Demonil. Schumacher, fai Schumacher. Ma no, cazzo, ti dà farti Schumacher, Ah, no? fammi Schumacher. Vai. No, che c'è con me? Devi tirarlo su, vai. Buonasera a tutti e a voi dallo studio di Pressing. Abbiamo con noi un nostro carissimo pilota della Williams, Damon Hill, che Buonasera a voi tutti, qui dallo studio di Pressing, in diretta televisiva c'è con noi Damon Hill. Buonasera. Buonasera. Allora, Dio cane. Buonasera a voi tutti, qui dallo studio di Pressing, questa sera con noi il pilota della Williams Renault, Damon Hill. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, ci dica la sua impressione sul Gran Premio di oggi.
Ma devo dire che la gara cominciava a girare bene, stavo tenendo d'occhio Schumacher e gli stavo non troppo vicino perché il calore del suo scarico poteva dare dei problemi di raffreddamento al mio motore. Dopo c'è stato quel problema lì che lui ha frenato sulla S e io non sono riuscito, credevo di sorpassarlo in quel momento lì, invece è andata male. Mi dispiace per Schumacher perché comunque stava conducendo un'ottima gara e adesso come adesso posso dire che d'ora in avanti comunque... Penso potrò essere un buon avversario per Schumacher. Mi dica, come mai Schumacher quando è sceso dalla macchina è venuto subito da lei? Cosa le ha detto? Ma mi ha detto che se non potevo stare attento a quello che ho fatto perché comunque gli ho compromesso anche lui la gara e di questo me ne dispiace perché comunque non vado cercando la gloria andando a compromettere la gara di qualcun altro. È stato un incidente, comunque... Mi scusi, ma io ho visto anche dei pugni alzati da Schumacher. Che significa che cosa? No, niente, ma quelle lì sono reazioni istantanee di un momento di rabbia. Comunque tra me e Schumacher è già tutto a posto, siamo sempre ottimi amici come prima. Allora il discorso mondiale come si svolgerà in questo momento, d'ora in avanti? Chi è che sarà favorito, lei o Schumacher? Ma sicuramente Schumacher sta correndo con una macchina che non gli dà nessun problema, lui è un gran pilota, comunque anche le Renault, la mia macchina soprattutto, sta reagendo molto bene a questo gran premio del mondo, comunque adesso vedrò di dare il meglio e ringrazio comunque tutti quelli che stanno a seguire la mia macchina. Va bene, la ringraziamo di questo, concludiamo con Damon Hill e ci sentiamo presto. Buonasera a voi, qui dal 90° minuto vi trasmettiamo le partite in diretta, tra cui, tra di noi, no? Allora, buonasera a tutti voi, qui al 90° minuto un gradito ospite, Roberto Baggio. Buonasera. Buonasera. Siamo tra di noi un gradito. Buonasera a tutti voi qui all'Appello del Martedì, stasera un graditissimo ospite, Roberto Baggio. Buonasera. Buonasera, allora vorrei innanzitutto complimentarmi per la partita di domenica, ci dica come si trova in questo momento al Milan? Ma devo dire che comunque la squadra è compatta e... Tirato su. Allora, buonasera a tutti voi, qui dall'Appello del Martedì, un graditissimo ospite, Roberto Baggio. Buonasera. Allora, innanzitutto complimenti per la partita di domenica, ci dica le sue impressioni, come si trova in questo nuovo Milan? Ma devo dire che comunque il Milan è una grande squadra perché sa giocare e a capo di questa squadra c'è un grande allenatore secondo me. Io con i miei compagni mi trovo bene e penso di riuscire a condividere un buon periodo con loro. Io ho giocato nelle mie possibilità e adesso staremo a vedere, comunque senza voler osare nel dire, comunque... Mi sembra possiamo essere squadra da campionato. Mi dica, ma non le è dispiaciuto lasciare l'ambiente juventino, dato che aveva vinto uno scudetto e si stava, cioè, stava girando molto bene la squadra? Mi dica le sue impressioni, come mai ha lasciato la Juve?
Ma perché comunque io adesso dire così sono dispiaciuto del fatto di aver lasciato, perché comunque era un grande gruppo e anche lì ho trovato grandi compagni. Comunque adesso cosa vuole? Comunque bisogna sperimentare secondo me altre squadre, altri gruppi e altre emozioni che nel Milan credo riuscirò a trovare. Ma a noi sono arrivate voci che comunque il suo cambiamento è dovuto solamente a un certo tipo di cosa, cioè all'ingaggio. Ma più che altro è che alla mia ragazza non le riempì le mestruazioni, è quello il problema. Ma la fede buddista in qualche modo le ha provocato delle decisioni per poter andare al Milan. Ma il buddismo sotto un certo punto di vista mi ha aiutato nel crescere una certa personalità e infatti adesso è un periodo che mi sento molto convinto di me stesso. E anche soprattutto cresciuto, ce l'ho 22-23 centimetri adesso, prima arrivava solo fino a 21 nei momenti migliori. Ah ecco, vabbè, meno male. Allora riprendiamo il discorso, e con Cappello come si trova? Col cappello sto mio también. No. Senza cappello. Senza cappello. Sarebbe meglio. Sarebbe meglio, perché comunque. Esatto. Ecco, non vorrei ritornare a dire quello che ho già detto da tempo, che comunque è stato un periodo difficile quello con Cappello, perché comunque è una persona non trattabile. Va bene. Allora, diciamo, il conflitto che c'è tra lei e Savicevic in questo momento, come si andrà a concludere? Lei in panchina o Savicevic? Ma adesso non voglio star qui a lasciarmi andare a dire io Savicevic in panchina, perché comunque c'è, a volte sono anche i giornali che pompano le cose, perché comunque io Savicevic... Sì! Savicevic! Andiamo d'accordo, e comunque... Adesso penso che starà in panchina o, per meglio dire, giocherà chi gioca meglio, ecco. Ma lei ha dei pregiudizi razziali contro Savicevic, dato che è un montenegrino? No, assolutamente, visto e considerato che il culto della mia mente ha raggiunto certi livelli, non ci sono più distinzioni di questo tipo. Va bene, ringraziamo Roberto Baggio per l'intervista che ci ha donato, lo salutiamo e va a far culo, felico. Cazzo, sì, chiudo questo, chiudi te. Hai messo il microfono, scuro. Sì, l'avevo su, sono tirato su. Vai, parla dopo. E allora ci siamo trovati a trarre le conclusioni di questa giornata sportiva. E ringraziamo tutti e vi auguriamo una buona settimana. Intervista a un grande pilota della Ferrari, Jean Joachim. Prego. Mio cane. No, ma è per intervista Gian Joachim, vogliamo chiedere qualche impressione di questa Ferrari di quest'anno a Gian Joachim al Fusion. Non c'è verso Jean Garghi, ex pilota della Williams Renault. Jean Garghi, ci dica qualche impressione di come le sembrano le Ferrari di quest'anno. Fanno schifo. Abbastanza coinciso il nostro... Adesso chiederemo qualche informazione in più a proposito del fatto perché si ritrova a dire che le Ferrari quest'anno fanno schifo. Perché fanno schifo. Sempre più coinciso il nostro Jean Garghi, e a questo punto dallo studio 2 vi lasciamo e vi auguriamo buonissima serata. Stai fermo.